Buongiorno, oggi prepariamo insieme una ricetta di carnevale tipica delle mie parti, una ricetta marchigiana, che sono i limoncini. Poi in ogni, diciamo, li trovate anche sotto nome di arancini, anche sotto altri nomi, diciamo. Allora, l'impasto l'ho già preparato ieri, perché almeno mi ha lievitato tutta la notte. Adesso lo stendiamo. Mettiamo, e dopo troverete tutta la ricetta dettagliata di come fare l'impasto. Allora, mettiamo un po' di farina sul piano di lavoro, gli diamo la forma rotonda, ecco come vedete, è un impasto molto molto elastico, così, e iniziamo a stenderlo. Vi verrà fuori un impasto molto grande. E si deve allungare il più possibile e dopo tanto va rotolato, quindi non è assolutamente un problema. Deve essere abbastanza sottile, è elastico, quindi ecco, si lavora parecchio bene. Guardate, ecco qua. Oggi è la giornata del fritto, è vero che ancora manca un pochino per carnevale, però siccome domani ho a pranzo i miei genitori, perché la bimba ha fatto 9 anni questa settimana, allora ci ritroviamo noi con loro per farci niente, ci facciamo una spaghettata, anzi una tagliatellata, e siccome ne vanno matti ne ho preparate due dosi, una che se la porteranno a casa e l'altra che la mangeremo domani a pranzo. Come potete vedere si lavora facilmente in maniera molto molto veloce. Ecco, è già eccolo, guardate, abbastanza sottile, molto maneggevole. Allungate il più possibile, non abbiate paura. Vi verranno all'incirca tra i 40 e i 50 limoncini, a seconda, diciamo, di quanto li farete grandi, ecco. Cercate di fare un rettangolo, quindi abbastanza uniforme. Eccolo qua, guardate. Bellissimo. Allora, nel frattempo grattugiamo un'arancia, mi raccomando, quelle biologiche, ovviamente, quelle edibili, un'arancia e un limone. Fino alla parte bianca, quindi serve esagerare. C'è un profumo di agrumi perché poi in questo periodo è fantastico. Io ho già messo a scaldare l'olio così per velocizzarci, perché sennò ho un pochino, diciamo, di cose da fare, come sempre il sabato quando la mattina non c'ho nessuno, bambini sono a scuola, si riescono a fare le cose meglio. Ecco qua. È abbastanza una preparazione semplice, come potrete vedere, non ci vuole molto. Ecco qui. A posto. Poi ci vanno 50 grammi di zucchero. Allora, il risultato finale non saranno esageratamente dolci, ma più che altro perché io li faccio così, non troppo dolci. Consiglio di non esagerare con lo zucchero, in quanto dopo in cottura, se fuoriesce troppo zucchero, purtroppo l'olio si sporca più facilmente e si sporca comunque, però diciamo che cerchiamo di non metterne troppo. Poi il ripieno che abbiamo preparato lo stendiamo lungo tutto l'impasto. Mi raccomando, soprattutto i bordi, perché almeno dopo in cottura i limoncini non si apriranno. La cosa migliore sarebbe, dopo che avete fatto il ripieno, tenetelo fermo anche 10 minuti, un quarto d'ora, perché in questo modo lo zucchero
vi rilascerà un pochino di liquidi anche per spalmarlo meglio, infatti avrei dovuto farne un pochino di più, però non importa perché quello che avevo già inserito lo spalmo dappertutto. Questa è una di quelle ricette che preparo una o due volte l'anno, ma le devo fare per forza perché ho i bambini che ne vanno matti, infatti alcune volte non mi arrivano il giorno dopo. È una ricetta veramente semplice, buona, soprattutto se siete amanti degli agrumi, vedrete che profumo e che sapore intenso che emana. Allora, ecco qui, mi raccomando i bordi, perché poi per non rischiare che si apre, perché comunque in questa maniera si incolla il più possibile. Ok, iniziamo ad arrotolare. Quando rotolate, mi raccomando, stringete il più possibile. Ecco, come potete vedere. Stringiamo, stringiamo, ecco qua. Dai. Eccolo. E poi lo allunghiamo. Dopo che avete fatto, lo si allunga in questa maniera, vedete? È la cosa migliore. Io non li faccio molto grandi, perché mi piacciono farli piccolini, poi potete fare come vi pare. Quando arrivate verso metà, riallungate leggermente, così gli ridate la stessa forma. Vedete, ecco, semplicissimi proprio, molto molto veloci. Ecco qua. Abbiamo già finito, ve l'avevo detto, era semplicissimo. Trasferiamo i nostri limoncini qui sopra un tagliere, dove volete. Io sinceramente ho la cucina piccola, quindi ho fatto l'impasto in salotto sul tavolo e ora ci spostiamo in cucina. Eccoci qua. Allora, come vi dicevo, l'olio è già pronto. Ecco qua, vedete, iniziamo non ne mettiamo troppi alla volta, basta metterne almeno 3, non di più. Ecco qui, piano piano iniziano a cuocersi. Adesso, appena l'olio è fatto, eccola qua, guardate, adesso inizieranno. Le prime hanno sempre una cottura un pochino più lenta, ma le prossime vedrete che sarà velocissima appena l'olio è pronto. L'olio era già pronto, però un attimino ha bisogno per prendere la cottura, diciamo, del limoncino, e risalgono da soli senza problemi. Ecco qua. Eccoli, vedete? Inizia da solo a muoversi, ad alzarsi. Possiamo leggermente muoverli, ma non hanno in realtà bisogno. Eccoli qua. Una cottura molto semplice e veloce. Vedete, mi raccomando, i bordi da richiudere il meglio possibile, perché poi se non si aprono in cottura, ecco, a me di solito le prime, sempre quelle che non mi vengono esageratamente perfette, che si riaprono, perché ho messo un po' meno arancia, diciamo. Però è sempre buoni, non importa assolutamente che non siano, se siano aperti o chiusi, perché in realtà è buonissimi. Ecco qui. Adesso un attimo. I primi leggermente comunque devono cuocersi un pochino di più. Questi si sono leggermente aperti.
qua. Si finiscono i fogli. In realtà questi qua purtroppo si sono un pochino aperti, però non c'è nessun genere di problema perché, ecco, come vi dicevo, sono sempre... Ok, i secondi sono sempre quelli che mi vanno meglio, però vabbè, oh, ci sta, assolutamente, la perfezione. Questo qua ci vuole un attimo. Ok, adesso piano piano si cuoceranno. Devono venire fuori leggermente dorati, non esagerate, diciamo così. Adesso le luci purtroppo non rendono. Adesso mi sposto un attimino il tornello. L'ho scoperto anche prima che meglio un pochino più alto, senza esagerare col fuoco, mi raccomando, poi dipende, ecco, dipende sempre dai tornelli che avete, tutto quanto, non è... Perfetto. Adesso vi faccio vedere subito i secondi, almeno per farvi capire in realtà la loro perfezione. Ok, allora guardate, eccolo qua, appena inserite dentro si rialzano subito da soli. Mettiamo direttamente anche 4, ecco qua. Comunque io, guardate, già li avevo preparati, almeno per farvi velocizzare, eccoli qua. Allora, eccolo, come potete vedere, perfetti, buonissimi e molto molto soffici. Buona giornata a tutti, ciao!